Ciao ragazzi, sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo, per scoprire se a voi Super Soccer Blast. Allora, quando si tratta di giochi di calcio, io ho sempre un po' paura perché o sono fatti bene, 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 o sono fatti male, male, male. Quale sarà il caso di Super Soccer Blast? Speriamo che sia fatto bene, bene, bene. Quindi, io, allora, possiamo fare play, custom challenges. Vediamo intanto play. World Tour, Quick Match o Custom Competition. Quindi io farei World Tour, Euro Champs, Fiesta Tournament, League of Champions, Mediterranean League e Mondo Cup. Mondo Cup ci piace. Mondo Cup ci piace. Allora, a livello dell'IA mettiamo Medium. Durata partita 5, perché non so che cosa mi aspetta. Allora, seleziona le squadre umane. Che selezione particolare. Ma sono solo queste: Argentina, Francia, Giappone, Portogallo, Brasile, Germania, Messico, Corea del Sud, Croazia, Ghana, Olanda, Spagna, Inghilterra, Italia, Nigeria, Uruguay. Vabbè, Italia per forza di cose. Ma la Mondo Cup perché, scusate, perché uno è curioso. Uno è curioso. Mettiamo custom. Ah, team editor. No, scusate, adesso tocca a vedere. City Teams. Che squadre ci stanno? No, al Mondo Cup è proprio perché erano quelle le squadre. City Teams, Amsterdam, Barcellona, Dortmund, Liverpool, Madrid, München, Paris, Sport City, Sportivo Milan, Torino e basta. Cioè, però si possono anche creare da zero volendo, eh. Con l'outfit editor, squad editor, cioè, c'è un po' di roba. C'è un... Play! Allora, World Tour, sì, facciamo quick match così tagliamo la testa al toro. Stadium Modern, Coliseum, Olympic e The Hive. The Hive ci piace. Palla classica, retro, star o psychedelic. Mettiamo retro, ci piace, dai. Quindi io partirei con un Sportivo Milan contro, scusa perché va fatto, contro un Torino. Sportivo Milan contro Torino. Io uso lo Sportivo Milan. Ma se tipo io volessi cioè le formazioni si prevedono qua, cioè sono previste. Temo di no. Sonsic, Eskric, De Bruyne, Savoric, Laguna, Antaro. Vabbè, non sono. Ron Filippo ci sta nella Juventus. Vabbè, insomma, i diritti chiaramente non ci sono. Ma neanche un tentativo di rievocare giocatori reali. Credo. Perché quel De Bruyne scritto in quel modo sembrerebbe. Vabbè, insomma. Oh, beh, ragazzi. Allora, cioè, il passaggio è quello canonico. Il cross c'è. Il filtrante pure. Ok. Correre, corre. Perché salti di polio cuore? Stiamo sponsorizzando? Non lo so. Basta saperlo. Allora. Questa sembra in croce, va Brozovic. E non so bene chi. Bravissimo. Antaro. Sciocco. È un po' particolare, eh? Addirittura. Stiamo facendo vedere il replay della cattiveria. Vai Brozovic. E che è? Una fisica un po'. No, comunque. Devo dire che tra tutti i calcistici di seconda fascia provati in questi mesi, probabilmente questo è il più riuscito, vi dico la verità. Tocca vedere i tiri, però quello sarà una discriminante importante. Bravissimo. Passiamo. Allora, il filtrante alto non c'è. Dice che volevo il filtrante alto. Già è tanto che si muovono, dirai. Dai, dai.
L'Inter tiene bene, anzi, lo Sportivo Milan. Ti prego. No, ma non è possibile. Ma non è possibile. Ho accarezzato l'idea di fare un gol spettacolare. Grandi, basta come ha volato. Ma che c'è? Taibbi in porta. Con la presa plasticissima. Bravissimo di nuovo. Niente, se riesce più a uscire. Dai, è biondo. Niente. Ci pensa questa sorta di cugino di Brozovic. Se il portiere è un drago. Dai. Distendiamoci. Distendiamoci. Palla De Bruyne. Ma se va a fare. Oh, è il fallo. Niente. Stava a fare una mezza finta. Ci sta pure Burago. È piano. No, io volevo capire dunque. C'è un modo per. Dribble sprint. Ah, è pure dribble. Dribble sprint. Lob. Vabbè, insomma, si fa come. Dai. Quel palo non può rimanere impunito. Ma porca. Ma non volevo tirar da lì. Quanto è basso il portiere? Mi fa. È un pochino. È un pochino. Ah, il dribble sarebbe il saltino di Olio Cuore. Sponsorizzano loro. Benissimo. Apri tutto. No, vabbè, ma dammi il fallo. E addirittura. Bravo portiere, che neanche la stoppa. Io poi qua non vi faccio tagli perché voglio darvi un'idea di vedere effettivamente il gioco com'era. Delange! Delange! Delange si sa che sotto porta non tradisce. Vabbè, un replayino. No, eh. Che hanno perso un'occasione, secondo me, quella di proporre nomi che potessero in qualche modo fare simpatia. Considerando che tanto non è che uno. Cioè, non è che si rischia niente se non usi nomi reali. Penso che sia un peccato. Certo, dare la possibilità a tutti quanti di farsi il proprio editor. Massa che portiere che me li trovo. Di sfruttare l'editor per fare un po' i propri interessi e le proprie cose è sicuramente una buona soluzione. Però. Dai. Sì. Che c'hai? Una macchina di quelle che si tirano indietro per fargli partire lo scatto, sembri. Difesa rocciosissima di questo Sportivo Milano, eh. Bene così. Il saltino. Vorrei un. Io vorrei tanto un rigore per vedere come sono, ma temo che non lo scopriremo mai. 81esimo. È sempre Delange. No. No, era Obrevo stavolta. Che mi sa che è parente di Candrevo. E quindi di Candreva. Ecco perché sotto porta Ancepia. Dai. Apri tutto. Ma non aspettare lì così la palla, maledetto. Bravissimo, niente. C'è sta questo. C'è Martini che gli parte con certe scivolate che sono da codice penale. Da inizio partita. Grandissimo Rodin che rinvia bene. Comunque devo dire, gioco non malvagio. Non malvagio. Pensavo molto, ma molto, ma molto peggio. Vogliamo dire? Che onestamente mi sarei aspettato una porcheria di quarto ordine, invece no. Però voglio vedere Barcellona, Tiger, David. Cioè, David è un po' così. È un po' tipo me. Raclet, Sergio, Lucas. Ajax, Moraes, De Jansen, questo è De Jong, fatto e finito, Jean-Pierre, Lio, ah, Lio sarebbe Leo Messi, mi sa, perché c'è via, e Rodriguez è Fuarez, è assolutamente Fuarez lui, c'è via la cifra, però, nel senso, non capisco perché alcuni richiamano e altri no,
Suarez, Moyami Rodriguez. Poi che altro c'è, scusate, eh? Delle squadre conosciute, Liverpool, vediamo un po'. Signino. Ma perché Salah e Rami? Adama, Marquinhos, Alan, Van den Berg. Comunque sì, i giocatori sono ricreati. Ferrison, sono ricreati realmente, i giocatori. Cioè nel senso, sono fatti per richiamare l'estetica, quello sicuramente. I nomi sono... Ballack, perché Ballack invece di... Non riesco a capire. Ah, c'è pure Weber, eh. Comunque, i modelli, per quanto un po' in stile deformed, per certi versi... Mbele! Omar, perché Omar? Perché Di Maria l'hanno fatto sconvolto, che sembra che glielo stanno piantando? Vabbè. Elias c'ha il sorriso e il ghigno di colui che sa. Bene. Poi che altro c'è? Scusate, Sport City. Antonero sarebbe Agüero. No, comunque devo dire che a livello di... come posso dire? Di estetica ci stanno, eh. Di Maria è sconvolgente. Lo vogliamo dire che è sconvolgente? Voglio vedere l'Italia, scusate. Chiudiamo con l'Italia. Flavio? Chi è? Luca chi è? Scusate. Con sta faccia da disperso. Giovanni, Valentino, Angelo. Angelo sarebbe Verratti perché è bassissimo. Andrea, Mezza, Luigi. Lui sarebbe Insigne. L'hanno fatto un po' troppo abbronzare. Un po' più Carlo Conti che Luigi. Stefano e Francesco. Ma Immobile? Non c'è. Non si prevedono cambi in questo gioco perché sono 11 giocatori. E l'Argentina, scusate, piccola. Vabbè, sì, questa l'avevamo visto prima. Il Brasile. Vabbè, chiudiamo col Portogallo, così vediamo anche Cristiano Ronaldo e ci leviamo i dubbi. Gli ultimi dubbi. Pedro, Rui, Thiago, Jorge, Santos, Nort, Carvalho, Mendes, Ameiro, Nunes e Ron Filippo. Ron Filippo è Cristiano Ronaldo. Bene, io su Ron Filippo direi che possiamo salutarci qua. Vi segnalo il link in descrizione per dare un'occhiata al gioco qualora lo vogliate. Fatemi sapere se vorreste vedere di più, ma penso insomma che si sia visto a sufficienza per comprendere se il gioco sia o non sia adatto alle vostre corde. Io per adesso vi saluto, vi ringrazio. Challenges. Ci sono addirittura le sfide. Carino, ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe tantissimo a FIFA o a PES, non ci pensano mai. Vabbè, comunque ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento, alla prossima. La colonna sonora sta a spingere però.